Non è un periodo semplice per la provincia di Salerno, che deve fare i conti non solo con le problematiche legate al maltempo e ai conseguenti smottamenti su tutto il territorio, ma anche con le scuole. Per quanto riguarda gli istituti, infatti, le problematiche riguardano l'organizzazione rispetto al diffondersi della pandemia da coronavirus, con diverse scuole che hanno già registrato studenti e personale positivi al Covid-19. No, politicamente tutto tranquillo, io sto lavorando già pure in provincia, diciamo che il maltempo di questi giorni ha creato dei problemi notevoli su tutto il territorio, frane, smottamenti e Come hanno soprattutto subito parecchio. nell'Alta Valle del Calore, ad Acquara, a Castelcivita ci sono state frane, a Rofrano, a Laurito, anche ad Altavilla Silentina. Stiamo affrontando questa emergenza contemporaneamente quella delle scuole, che non è solo oggi di carattere strutturale, ma anche di tipo gestionale, insieme ai dirigenti scolastici, istituti superiori. E stiamo già affrontando problemi sensibili, problemi molto, molto particolari e quindi ci barcameniamo tra tutte queste cose. No, la provincia ha liquidità, il problema della provincia è il disavanzo strutturale che detiene a seguito della riforma del 2014. Perché per una serie di meccanismi fiscali c'è un disavanzo strutturale che la provincia ha maturato e che va ripianato in 10 anni con un piano di riequilibrio finanziario. In pratica sono state tolte delle entrate alla provincia, le quali servivano per mettere in equilibrio la parte corrente del bilancio e senza appunto queste entrate c'è uno squilibrio finanziario che va ripianato in 10 anni, tant'è che abbiamo approvato, così come si fa nei comuni, un piano di riequilibrio finanziario decennale che stiamo già attuando da ben 2 anni. Lo Stato ha cercato di fare di tutto per aiutarci, forse non basta, e anche la Regione Campania ci sta dando una mano. Però quest'anno i cittadini hanno avuto ulteriori problematiche per il pagamento dei tributi e delle tasse e purtroppo i comuni mantengono l'equilibrio di bilancio e soprattutto riescono ad assicurare servizi con le entrate tributarie. Se vengono a mancare quelle, diventa Brutto fine bottega. difficile impegnare la spesa, diventa difficile pagare i fornitori e quindi di conseguenza dare i servizi.